nothing happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. È arrivato il momento del tanto atteso, oppure no, bilancio calcistico nei 365 giorni, il momento per la Fiorentina di tirare le somme dell'annata 2019 che senza troppo timore può essere definita, almeno dal punto di vista dei risultati, da ciò che si è potuto vedere sul campo, tutt'altro che rosa e fiori. Eppure c'è stato un momento al principio, nel gennaio scorso, quando ancora città e tifoseria credevano che qualcosa di positivo sarebbe potuto accadere, un momento breve, sì, ma vissuto intensamente. Coinciso con l'arrivo di Luis Muriel nel mercato di riparazione, quando ancora in panchina sedeva Stefano Pioli. La classifica così preoccupante poi non era, e soprattutto la questione Coppa Italia era ancora più viva che mai. Ma come detto in precedenza, l'attimo che ahimè solamente fu, purtroppo per la Fiorentina, un istante che, come lo stesso termine racconta, si rivelò poi più fuggente piuttosto che duraturo. Prima le dimissioni di Pioli, provocate da uno spiazzante comunicato di Diego Della Valle, ed il conseguente ritorno sulla panchina viola di Vincenzo Montella, ma il mandato bis del tecnico napoletano non ha mai trovato una sua certificazione, e a confermarlo non solo l'uscita amara nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma addirittura il rischio ad un minuto dal termine del campionato di far retrocedere la squadra. L'anno 2019 però in ogni caso resterà nelle pagine di storia del club di Viale Fanti per la cessione della proprietà dopo 17 anni di era della Valle nelle mani di un nuovo presidente, l'attuale primo uomo viola, Rocco Commisso. Un'estate complicata tra ambientazione calcistica e tentativi di rivoluzione imprenditoriale e strutturale, dalla tournée estiva negli Stati Uniti al rumoroso acquisto di Franck Ribéry. Note positive che purtroppo però non sono bastate, perché alla 17ª giornata del nuovo torneo, non fuori ma sul manto verde, è ben evidente che niente è variato rispetto alla stagione scorsa. Fiorentina brutta e senza anima, senza un gioco, senza un'identità, magari sì anche sfortunata, fatto sta che ad oggi la graduatoria vede i viola a più 3 dalla zona retrocessione. E allora è inevitabile l'esonero di quello che sempre nel calcio è considerato il primo responsabile di un andamento non convincente, l'allenatore al posto di Vincenzo Montella, un altro ritorno, quello di Beppe Iachini, il mister dal cappellino, che in passato per Firenze sul campo con la divisa con sopra cucito il giglio ha lottato e sudato, e dunque in attesa di vedere la nuova Fiorentina di Beppe Iachini che scenderà in campo il 6 gennaio contro il Bologna al Dall'Ara, non resta che aspettare con grande fiducia, sperando che con una nuova guida in panchina ed una cospicua somma a disposizione del DS Pradè per il mercato invernale si riesca a risollevare le sorti della squadra viola, anche perché, analizzando la situazione al momento, una considerazione che potrebbe essere fatta è che tanto in un anno è cambiato senza riuscire a cambiare quasi nulla. Hey, what's that sound?